Assemblea generale dovranno pervenire entro le ore 17 di lunedì 18 marzo. In relazione al numero dei senatori iscritti, il dibattito potrà pertanto avere inizio anche nella seduta di martedì 19 marzo, dopo la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Il risultato della votazione non sarà proclamato immediatamente, anche in caso di raggiungimento del quorum. I senatori che non abbiano potuto partecipare allo scrutinio potranno comunicare il proprio voto in modo palese ai senatori segretari, che ne prenderanno nota in un apposito verbale nel prosieguo della seduta fino alle ore 19. Il calendario di tale settimana prevede inoltre il seguito degli argomenti